Come il cavallo perse la libertà. C'era una volta un cavallo che era solito correre libero in un prato d'erba gustosa e fresca. Era felice di avere tutto quello spazio soltanto per sé. Un giorno arrivò un cervo a pascolare proprio in quel prato. Il cavallo cercò di allontanarlo, ma il cervo usò le forti corna e lo cacciò. Il cavallo corse allora dal contadino e gli chiese di aiutarlo a mandare via il cervo dal campo. Il contadino disse: Bene, ti aiuterò se mi prometti di arare con me il campo di Gran Turco. Il cavallo era così arrabbiato con il cervo che accettò la proposta. Il contadino prese un grosso bastone e cacciò il cervo. Il cavallo, felice, ringraziò il contadino per averlo aiutato. Ma il contadino disse: Ora però tu dovrai aiutare me. E così legò una briglia alla testa del cavallo e la fissò a un aratro. Poi cominciarono ad arare il campo di grano turco. Ma da quel giorno in poi il contadino non lasciò più libero il cavallo. Quotidianamente il cavallo doveva lavorare per il contadino e non fu più libero di pascolare nel suo prato, anche se il cervo se n'era andato. La morale della favola di questa storia è: dobbiamo riflettere sul modo in cui intendiamo risolvere i nostri problemi, altrimenti rischiamo di peggiorare la situazione. Ciao bimbi, grazie per aver ascoltato la storia e ricordatevi di iscrivervi al canale!